Cari amici, cari telespettatori, rieccoci al consueto nostro appuntamento dell'Altra Voce. Speriamo che questo eh, titolo della nostra trasmissione rimanga impresso nella vostra mente, nei vostri cuori e speriamo in maniera benevole. L'Altra Voce lo ricordiamo a quanti si fossero messi per la prima volta. Eh, in, diciamo pure, in ascolto o come visione davanti al loro televisore, è una trasmissione diversa. Perché? Perché è la trasmissione di servitori di Dio, ministri dell'Evangelo, che appartengono a quello che è il Comitato Cittadino, GNC, Gesù Nostra Certezza, Comitato Evangelistico e alla Consulta Evangelica, che è un'associazione riconosciuta dallo Stato. Stiamo trattando per la serie della famiglia cristiana. In questa trasmissione parleremo dei bisogni della moglie, poi parleremo anche di quelli del marito. Ma la prossima trasmissione, come cavalleria, diamo sempre precedenza a quello che è il sesso femminile. Ma prima di introdurci nell'argomento, voglio presentarvi i servitori, i ministri che sono qui con me. E sulla mia sinistra c'è il pastore Michele Romeo, il pastore Daniele Bachmann e il pastore Marcello D'Ambrosio. Sono ormai volti noti, sono anni che grazie a Dio e anche grazie a voi entriamo nelle vostre case e speriamo che siamo ospiti ben graditi. Detto questo, voi sapete che articoliamo la nostra trasmissione, siamo sempre per i nuovi, su quelle che sono delle domande. Domande che servono soltanto per dare corposità ai nostri argomenti, cioè dare una testa, un corpo e una coda. Stiamo trattando quindi della famiglia cristiana, abbiamo detto. Che parlare della famiglia, oggi ne parlano tutti della famiglia, permettete che anche l'altra voce dica la sua, e l'altra voce lo dice con una voce di carattere cristiano-biblico, cioè cristiani che hanno per fondamento la parola di Dio. Partiamo subito con la prima domanda, e che rivolgiamo naturalmente al pastore Michele Romeo, e parliamo con un commento al seguente verso biblico, è bellissimo, lo diciamo sempre. Eh, io penso che molte nostre sorelle si rallegreranno nel sentirlo e speriamo molte donne che non sono nostre sorelle ma che possono rallegrarsi. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quanto significato c'è in questo? Vuoi dirci qualcosa Michele? Ma sicuramente un significato profondo che eh, direi e sottolineerei va al di là dell'aspetto uh, umano e pratico in se stesso, perché lo stesso verso uh, subito ci pone sul piano spirituale, oltre che sul piano pratico, mariti amate le vostre mogli, come, in che maniera, ecco, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E io mi sono posto questa domanda in questa riflessione perché l'amore tra Cristo e la sposa e la Chiesa ecco, viene preso a paragone di quello dell'amore del marito alla moglie non dell'amore del padre verso il figlio, del fratello verso il fratello. Ecco perché, eh, mi sono posto questa domanda, ecco, l'amore coniugale viene preso proprio come esempio tra quello che è l'amore di Cristo con la sua chiesa. E credo, di, eh, vi trasmetto quello che ritengo eh, di aver compreso, perché mentre l'amore paterno è un amore, uno può avere dieci figli e ama tutti e dieci figli, ma non può avere dieci mogli e amare dieci mogli. Dunque il rapporto dell'amore coniugale è un rapporto di amore unico. Esclusivo, non può includere altri. Tant'è che quando ci sono altri diventa tradimento, diventa peccato, diventa adulterio. Qualcosa che Dio condanna e non può approvare. Ecco perché la scrittura ecco, ci pone ecco, di fare questo salto al di là di quello che dicevo in premessa del fatto in se stesso ma l'amore del marito verso la moglie deve essere un chiaramente eh, reciprocamente della moglie verso il, mar il marito deve essere un amore esclusivo in cui non c'entrano altri ma c'entrano soltanto loro ecco è così come Cristo desidera che la sua sposa l'ami e come lui l'ha amato in un amore esclusivo cioè in un rapporto diretto, unico, che non deve avere intrusioni di estranei, ma deve essere qualcosa di prezioso, per cui il rapporto tra marito e moglie deve essere proprio così, ripeto, unico ed esclusivo. Certo, nella nostra lingua, quella italiana, abbiamo un termine che molti ci hanno invidiato all'estero, ed è il termine intimo, che molte volte non trova una traduzione. Nelle altre lingue che si parlano sul pianeta questa intimità quindi io credo che proprio questo, vero Michele è questa intimità che non riguarda, questo amore che non riguarda soltanto un aspetto quello che per l'amore sessuale la maggior parte pensa subito soltanto all'amore sessuale che con gli anni poi si sa quello che è si parla di un amore, di un amore ben eh, diverso di un amore più completo e questo viene Naturalmente, quando, maggiormente quando c'è il timore di Dio, c'è l'amore di Dio, si conosce l'amore di Dio. È vero, caro Daniele, pastore Daniele, a cui rivolgo voi la prossima domanda. È, il marito ideale, e chiaramente questo vale per le donne, perché quando parliamo di marito interessiamo alla parte, la parte femminile, è colui che riesce a soddisfare tutte le necessità della propria donna e per tutto l'arco della vita. Lo dice un certo scrittore, che è inutile dire il nome perché è di carattere evangelico, quindi non è conosciuto neanche, non è tanto conosciuto negli ambienti evangelici, figuriamoci fuori. C'è un, li un libro che eh, naturalmente alcuni nostri pastori hanno letto: Guida al matrimonio, e tu pensi probabilmente lo conosci. Sanno proprio così le cose secondo te? Certamente vogliamo sottolineare l'importanza di un impegno costante per comprendere la propria compagna, la propria moglie, per ogni marito. Come dice San Paolo, chi ama la moglie ama se stesso. Quindi questo come premessa, però dobbiamo subito ammettere che forse sia un un'idea troppo euforica di poter riuscire a soddisfare la moglie e le necessità della propria moglie per tutta la vita in tutte le sfere perché penso che il marito ideale perfetto non esiste quindi chi diciamo aspetta quale donna aspetta un marito perfetto sarà ovviamente deluso perché ci sono. Per gli uomini, ci sono delle. <ride> certo, e non ci sarà anche una donna che potrà soddisfare ovviamente tutte le necessità dei mariti. E quindi è importante di capire che non siamo perfetti, che abbiamo tutti dei bisogni, dobbiamo essere impegnati, dobbiamo cercare soprattutto la pace. Penso che una delle necessità fondamentali nel matrimonio è proprio la pace. E tutti e due i cognici devono lavorare per questa pace, devono essere pronti eh, a perdonare, anche dove il marito, dove la moglie ha mancato, eh, c'è il perdono. Proprio questo avvantaggio dei cristiani che abbiamo questo insegnamento, questa istruzione del Signore di non lasciare tramontare il sole quando ci sta un motivo di ira, ma dobbiamo pacificarci riconciliarci questa è la volontà di Dio abbiamo sentito già prima che il Signore anche tramite San Paolo ci esorta di amare la propria moglie e anche San Pietro sottolinea un fatto particolare dice che l'uomo deve eh, dare il rispetto eh, particolare deve onorare la compagna la moglie che il vaso più debole come lui esprime forse qualche donna si oppone a questa, questa affermazione biblica non vuole essere più debole però sicuramente la bibbia non vuole discriminare la donna, ma piuttosto sottolineare degli aspetti che l'uomo è più eh, razziale, più eh, ragionato, più calcolato, mentre la donna è più sensibile, più intuitiva, forse in qualche modo anche comunque più debole dell'uomo. Allora la Bibbia ci... Eh, sorte di essere sensibile, di capire la propria moglie perché, eh, così, amando il proprio coniuge, noi stessi saremo felici. Certamente non possiamo escludere eh, le parole di Gesù che dice: Fate agli altri ciò che vorreste, sia fatto a voi e ama il tuo prossimo come te stesso. Chi cerca di praticare questo nel matrimonio verso la propria moglie anche avrà una risposta positiva. C'è una domanda che preferisco rivolgerla al Pastore Marcello, che è più giovane fra noi, padre, marito e padre. E Marcello, tu ti accosti un pochino più alle generazioni di oggi, anche se anche la tua generazione ne ha subito. Eh, quali sono i bisogni della moglie? È una cosa... Eh, una domanda un po' generica eh, ma consistente. Beh, se fossi una donna risponderei con molta più facilità i <ride> eh, bisogni spirituali di una moglie, eh, perché da un punto di vista pastorale possiamo rispondere a questa domanda, non certamente in modo dettagliato, analitico, in quanto ogni donna ha delle necessità, delle sue... Però, secondo quanto ci insegna la scrittura, sappiamo che eh, la donna ha delle necessità, ci sono veramente dei bisogni che sono spirituali, vorrei definirli così, eh, perché le esigenze corporali, fisiche, sono soggettive, personali, per cui ogni donna, ogni... Ma parlando di un rapporto, quindi uomo-donna, marito-moglie, eh, ci sono delle cose che vengono in evidenza eh, che la Scrittura non ha trascurato di farci conoscere affinché possano essere insegnate. Quindi, anche non a caso, quando l'uomo e la donna, anche nell'età eh, nell giovanile, si uniscono in matrimonio, viene loro insegnato di essere un corpo unico nel Signore, di condividere tutte le cose, di avere una identità di veduta. Eh, affinché ci sia un buon andamento del matrimonio, di avere eh, una fede condivisa affinché ci sia un buon andamento del matrimonio. Però è chiaro che questo viene forse un po' trascurato, dimenticato, eh, viene un po' disatteso questo aspetto nel, nel corso degli anni del matrimonio. E quindi è bene ricordare che l'uomo, in quanto responsabile, in quanto capo della famiglia, della casa, non deve soltanto pensare a lavorare per poter soddisfare ecco, tutte le necessità della vita quotidiana ma di pensare come eh, responsabile capo della famiglia quale eh, uomo preposto da Dio quindi l'ordine che San Paolo dà dice c'è Dio, c'è l'uomo poi c'è la donna e i figli questo è l'ordine che ci dà la scrittura Scusa Marcello, ovviamente Chiariamo ai nostri amici: è vero che la legge oggi ha equiparato, ha tolto l'uomo capo, non c'è più l'uomo capo, ma sotto l'aspetto spirituale. Io noi riteniamo invece che sia, debba sto, essere così. Sto chiarificando qual è, qualora gli ascoltatori non conoscessero, l'ordine biblico. Poi è chiaro che oggi i valori sono totalmente cambiati, però Dio ha stabilito un ordine familiare in questo modo. Ma questo ci porta a considerare, o porta l'uomo a considerare, che la donna ha delle necessità spirituali che l'uomo deve eh, attendere. Per cui eh, non è bene soltanto soddisfare le necessità, ma sapere che una moglie ha bisogno anche di essere alimentata spiritualmente. Quindi, nel matrimonio cristiano, perché noi affrontiamo un discorso di cristianità, quindi di matrimonio cristiano. Va condivisa la fede, va condiviso eh, lo stato spirituale della moglie, cioè come mi preoccupo di sapere se mia moglie ha bisogno di un vestito nuovo, delle scarpe nuove o di fargli un'attenzione, un regalo, ma di avere anche proprio un rapporto spirituale, una comunione spirituale. Con la moglie, quindi condividere quelle che sono le eventuali esperienze, le eventuali eh, sensazioni, ciò che il Signore dà, le benedizioni, condividerle proprio con la moglie, di questo che io credo potrei eh, rispondere a questa domanda. Entrare in altri meriti significherebbe entrare nei dettagli che insomma, non sono, sono molto soggettivi e personali, però siamo sicuri che la scrittura dà. E Dio quindi dà all'uomo la responsabilità, quindi l'autorità di capo, è intesa come responsabilità di curare la propria moglie, sotto anche l'ambito proprio spirituale e morale della, della persona. Chiaramente la risposta di Marcello, più che andare a tutta la realtà eh, diciamo, di carattere sociale, agli uomini, intesi per quelli che possono essere i nostri connazionali, i compaesani, i concittadini ma soprattutto a coloro che hanno la stessa nostra fede, perché parlare di spiritualità, bisogna parlare a quelli che la spiritualità comprendono e soprattutto eh, la esercitano. Quindi eh, in questo sappiamo, e forse questa parentesi non fa male assolutamente ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, e credo questa sia stata una buona risposta che Marcella ha potuto dare. Emerge da questo una triste possibilità che tante volte viene celata viene nascosta, nascosta solo apparentemente, da quello che è il sesso femminile, soprattutto dalla categoria delle mogli, parlando appunto, nelle nostre chiese dove il concubinaggio assolutamente non è consentito, non è ammesso. Ebbene, ed è quello che è l'insoddisfazione. Troppe donne, anche sorelle, a volte vengono, sono insoddisfatte e quella di Marcello, nella risposta di Marcello credo che ci sia una buona componente, una buona risposta a quello che potrebbe essere a volte l'insoddisfazione. Di una donna cristiana che, pur avendo soddisfazione sotto la sfera affettiva, eh, sotto la sfera sessuale, e non la vogliamo anche questa né trascurare, tante volte sono stesse insoddisfatte perché manca una reale comunione e una reale, diciamo pure cura spirituale da parte anche di suo marito, vero, questo vogliamo dire, ma vogliamo approfondire ancora un pochino di più la questione dei bisogni spirituali, vero Daniele, vuoi continuare, vuoi dare qualche altro suggerimento, qualche altro, diciamo pure, eh, illuminarci in qualche altro aspetto di questo approfondimento? Credo che la donna ha dei bisogni spirituali e possiamo dire tutto l'essere umano e compreso in questo. E quindi quando trattiamo eh, biblicamente i rapporti familiari, o magari anche come pastori, da, diamo consulenza è importante anche nella vita pratica che l'uomo rispetti la propria moglie, non la disprezzi, non magari lo opprime, ma gli dia anche la giusta libertà, gli dia il giusto affetto e anche sessuale. Ecco la fiducia eh. e anche sessualmente, diciamo, abbia questa, questa sua responsabilità di unione, di affetto ma eh, ci sono anche delle sfere spirituali, ovviamente, che l'uomo non può sovvenire, non può soddisfare per la moglie. E questi sono, diciamo, eh, questi bisogni spirituali, prettamente spirituali, nello spirito. E la Bibbia ci fa comprendere che questa, eh, questo desiderio, questo bisogno della donna può soddisfare solo Dio. Come l'uomo. Anche la donna, tutti gli esseri umani, abbiamo un bisogno spirituale che, spirituale che solo Dio può colmare. E questo è importante: che la donna, anche credente, lo sappia, perché non può esigere dall'uomo eh, tutta la soddisfazione, perché ci sta una sfera che solo Dio può soddisfare. Però, pienamente. scusami, Daniele, l'uomo, parliamo del cristiano. Ecco. Tu pensi che possa contribuire a questa soddisfazione permettendo alla donna di poter frequentare la chiesa, di poter frequentare le riunioni di preghiera, di frequentare altre sorelle che possono avere e insieme avere questa comunione? Sì o no? Sì, certamente. Forse l'ideale sarebbe se tutti e due sono credenti e veramente seguono il Signore insieme. E si danno un incoraggiamento, come il pastore Marcello prima ci ha illustrato, che anche l'uomo può aiutare a questa soddisfazione spirituale. Ma dove magari il marito non è credente, la moglie segue questa fede. Certo, l'uomo deve capire che queste esigenze sono importanti, certo non può vietarla di leggere la Bibbia, di avere dei momenti di preghiera o anche di andare al culto evangelico per nutrire il suo spirito, perché proprio questa forza spirituale aiuterà anche la vita pacifica nella stessa, nella stessa famiglia. Grazie vero? per Daniele c'è un'altra domanda che volevo rivolgere a Marcello. Più spesso abbiamo, eh, ricorre la parola affetto, vero? Affetto. Io vorrei farti questa domanda. Comunicare con chiarezza ed evidenza il proprio affetto è importante per un marito che vuole coprire i bisogni affettivi della propria moglie? Perché? Beh, è importante perché... È un anello importante della, del rapporto matrimoniale e spesso vediamo che, quindi poi si ricorre molte volte alle cure vaghe e varie che possiamo poi trovare nel mondo, proprio perché c'è un mancato affetto o una mancata dichiarazione di affetto o spesso perché adesso in questo caso parliamo dell'uomo che non sa dimostrare o non sa dichiarare il suo affetto. Diventa importante, necessario e vincolante per un matrimonio dichiarare il proprio affetto e quindi è bene che l'uomo oggi forse sta più imparando a spogliarsi di certi eh, atteggiamenti, certe figure che erano un po' più rigide nel passato. No? L'uomo eh, riesce un po' a vestire. Un delle, delle figure un po' più dolci rispetto ai tempi di una volta e quindi sa più facilmente dire, dire ti amo, eh, ti voglio bene, eh, dimostrare l'affetto, ma più che a parole, a fatti. E questa è, è una componente essenziale del matrimonio perché dichiarare l'affetto innanzitutto determina la sicurezza nella donna di sapere che il proprio marito la ama quindi, e di conoscere dichiaratamente attraverso le opere e le cose che fa questo affetto del proprio marito. Quindi determina proprio uno stato di sicurezza, quindi essere sicuro, ecco come noi diciamo in qualità di credenti, io sono sicuro che Dio mi ama, questo mi fa sentire bene e so che Dio non viene mai meno nel darmi il suo aiuto, il suo apporto. Così una donna nel sapere dire il mio marito mi ama gli dà proprio forza, gli dà sicurezza. E dichiarare il proprio affetto significa condividere eh, le cose, ritenerla responsabile, quindi far conoscere il proprio pensiero alla propria donna. E questa è un'altra un componente importante perché spesso la donna... Vivendo un po' di questi anni bui che l'hanno vista un po' vittima, un po' la donna oggetto, la donna che non conosceva le cose che magari succedevano, l'uomo che eh, rimuginava tutte le sue azioni, tutti i suoi pensieri. Invece, essere aperti significa essere proprio ecco, una lettera aperta, un libro aperto, dove la donna sa esattamente che tipo di uomo ha accanto, che cosa pensa, che cosa vuole fare, qual è l'indirizzo che prende. Per il proprio matrimonio e così via, credo che sia una cosa necessaria e importante. Bene, a questo punto credo che abbiamo una domanda, ed è l'ultima di questa trasmissione, che eh, ha una notevole eh, importanza, la vogliamo rivolgere al Pastore Michele, Michele Romeo. Il tempo, vero? Eh, L'aiuto, la comprensione, la pazienza, i complimenti, i doni, eccetera, eccetera. Sono tutti ingredienti di una ricetta che può rendere felice una moglie. Cosa consigliare ai nostri, eh, qui permettetemi, affezionati telespettatori? Bene, eh, credo che eh, almeno da, da parte mia, credo anche da parte vostra e forse anche da parte di tanti nostri amici telespettatori. Eh, abbiamo compreso qual è questo vaso debole, che cosa è questa debolezza femminile rispetto a una eh, eh, eventuale don forza maschile. Indubbiamente non è quella dei muscoli, non è quella eh, del lavoro perché molte donne, dobbiamo dire eh, la verità, lavorano. Più degli uomini, il loro impegno come mogli, come madri e spesso qualcuno anche come lavoratrice. Per cui ci sono veramente tante donne che hanno una forza che probabilmente noi uomini non abbiamo. La statistica, d'altronde mondiale, è quella che ci dice che le donne vivono di più degli uomini, per cui hanno forse fisicamente una forza che noi non abbiamo. E qual è allora questo, ecco, questo vaso debole, questa parte di debolezza femminile in cui noi, come mariti, come uomini, dobbiamo saper comprendere e saper curare. Ecco, quello che sono. I doni, i complimenti, sono le cose forse più semplici, ma credo che, almeno io ho imparato questo, che forse molti mariti dovremmo imparare, per dire, a sapere, ecco, quando una moglie, per dire, eh, va in un negozio di vestiti, adesso parliamo di cose pratiche, forse sicuramente sarà il... Le donne sono, sono capaci di perdere un'ora a misurare vendi vestiti, non gli piace nessuno e sicuramente lì il marito ha bisogno, io ho bisogno di molta forza perché dico, è possibile che non ti piace niente, insomma si, si perde un'ora di tempo e non si acquista... Noi almeno io gli acquisti li faccio in pochi atti, però ho capito che quella è una parte debole che io come uomo devo avere la forza per cui devo dedicare questo tema per cui la trama è inoltre dal commerciante che vende vendi, ecco vendi vestiti vendi vestiti lì con pazienza magari uno si arma di un buon libro di un giornale mentre la moglie sta lì a perdere tutto il tempo tu ti leggi questo giornale e riesci a capire che quella è una debolezza come pure e aiutarla ecco, in quelle che sono le debolezze come mamma ecco, che molte volte l'affetto verso i figli in una maniera un po' smisurata cioè il figlio ha sempre ragione il figlio uh, non è mai quello che sbaglia è sempre il compagno se non studia a scuola la colpa è del maestro insomma dare un'aiuto a far capire che i figli devono essere amati ma anche devono essere corretti nel modo giusto, non è possibile che i figli hanno sempre ragione in virtù di questo affetto materno, ma devono, ecco, e qui la, la moglie ha bisogno di questa aiuto che noi dobbiamo dare nel far comprendere e nel capire noi stessi quelle che sono le nostre debolezze, ecco, questa comprensione verso questo vaso debole su certi aspetti dove l'uomo ha più cognizione, ha più forza, ha più capacità. E lì capire, forse l'ultima cosa, perché no, la forza dell'uomo nel capire quando anche di fronte a una discussione, che in ogni famiglia ce ne sono, ecco capire di smettere in determinate eh, questioni perché non si finisce mai, perché qualche volta o più di una volta... Le donne vogliono avere sempre l'ultima parola. Allora, ecco, concederla secondo me è un atto di forza e non di debolezza, perché capire che se andiamo avanti nel voler stabilire le nostre ragioni, allora potrebbe facilmente fluire in un conflitto che non finisce ma che è dannoso per il marito, per la moglie, specie se i figli assistono come spesso capita a certe cose. È che io questo vedo, vedo una forza anche nel cedere più spesso proprio perché questo non è debolezza ma è forza nel capire la debolezza, scusate il gioco di parole, di quello che è il vaso debole, il vaso femminile. Bene, io credo cari amici a questo punto eh, abbiamo detto qualcosa, qualcosa che ci fa fare un'analisi introspettiva, perché un matrimonio appunto, è fatto da un marito e da una moglie. E la convivenza, abbiamo detto, è convivenza, la convivenza matrimoniale è una cosa, la convivenza è quella che purtroppo avviene oggi per la maggioranza, è ben altra cosa. Quindi comprensione e amore, ma in tutto questo ci aiuta la fede, la fede non la possiamo escludere, perché quella fede che poniamo nella parola di Dio ci dà anche l'aiuto di Dio. Non mi prolungo oltre perché siamo ormai agli ultimi minuti e la prossima trasmissione, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, parleremo dei bisogni del nuovo. Intanto il pastore Marcello D'Ambrosio, Daniele Bachmann, Michele Romeo, Remo Cristallo, che Dio vi benedica.